Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi è mercoledì 12 giugno, benvenuti in un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Ho un suono da farvi sentire, eccolo qua, è da farvi vedere che cos'è. È una pallina con sonaglio. Beh, se siete stati attenti nei mesi, nelle scorse puntate, avreste già dovuto vederla. È una pallina da baseball, ma non un baseball qualsiasi. È il baseball per ciechi che oggi appunto è qua ospite con una delle due squadre di Milano e diamo il benvenuto, eccoli qua, ai Lampi Milano, buongiorno e benvenuti. Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi, allora a Salvatore Napolitano, allenatore dei Lampi Milano, poi Giuseppe Allegretta, presidente e giocatore dei Lampi Milano, buongiorno, e Maurizio Scasso, vicepresidente, giocatore anch'esso dei Lampi, buongiorno Maurizio. Buongiorno. Benvenuti, grazie di essere qua. Grazie. Insomma, siamo ben Grazie a voi. contenti di avervi perché, insomma, Milano, queste due squadre importanti di baseball, ed è giusto quindi parlare di entrambe. Sono ben contento che oggi abbiamo qui voi. I Lampi Milano, chi mi racconta un po' come nasce questa squadra e come si è evoluta nel tempo? È veterano. Ok, Parto io che diciamo lui è fondatore. veterano, sì, fondatore. Fondatore, diciamo che prima fondatore dei Thunder, dell'altra squadra di Milano, fin dal 1999, e poi nel 2006 abbiamo fondato i Lampi Milano, visto che oramai il numero dei praticanti era cresciuto in maniera abbastanza esponenziale. Allora io con altri giocatori, tipo il nostro ex presidente Claudio Levantini, un altro giocatore Rolly Vasquez che attualmente gioca con noi, appunto abbiamo deciso di creare i Lampi Milano come seconda squadra di Milano. E appunto la nostra avventura è cominciata nel 2006 e tuttora sta proseguendo. Dall'anno scorso ci siamo consolidati come ASD Si perché prima. diventa di maggiorenne, Eh, diciamo. bravo, esatto, basta. Siamo usciti dalla culla del gruppo sportivo del GSD 920 Milano e ci tocca camminare con le nostre gambe e siamo a tutti gli effetti Lampi Milano, Associazione Sportiva Dilettantistica. Il baseball, per ciechi, giusto che chiamarlo così, c'è un altro nome, ha un nome più acronimo, non so, ma ogni tanto poi si inventa No, dei strani nomi giusto per gli così, sport, giusto, giusto. quindi sì. BXC, baseball per ciechi, Ecco, giusto. BXC, baseball per ciechi. È uno sport che poi in Italia, insomma, c'era mai da qualche anno, giusto? Come Sì. nasce, come arriva in Italia? È nato, È nato guarda. nel 94 a Bologna, appunto da un'idea di Alfredo Meli, ex giocatore della Fortitudo Bologna e della Nazionale, che avendo modo di frequentare delle persone non vedenti, ricordo che ci raccontava che era entrato in contatto con un fisioterapista non vedente e così parlando a un certo punto questo fisioterapista gli diceva che oggi dai la faccio prima, faccio veloce perché devo andare a giocare a calcetto. E Alfredo Meli è rimasto completamente basito, fa ma come, questo qui non vedente, gioca a calcetto, uno sport comunque difficile dove c'è il contrasto fisico e tutto, e allora ha detto perché io che sono stato giocatore di baseball devo trovare il modo per far giocare i non vedenti a baseball, che oltretutto non c'è il contrasto fisico e anche se riesco a studiarla bene è una cosa molto più sicura. E così ha coinvolto i suoi amici, i suoi ex compagni di squadra, li ha messi sul campo, li ha bendati, li ha cominciati a fare a correre bendati, che ci raccontava degli aneddoti molto buffi, c'è gente che pensava di correre, invece correva sul posto e non si spostava di un metro. Fantastico. E così poi c'è stata la varia fase evolutiva, coinvolgendo Ma appunto scusa, ragazzi non ma vedenti. Maurizio, mi vuoi dire che c'è? Ma in America, ad esempio, non c'era niente di simile da cui copiare? In America c'è da tanti anni, viene chiamato il Big Ball, perché per gli americani è fondamentale il lanciatore, cosa che noi nel nostro baseball ciechi adattato non c'è. Però c'è tutto il resto, ci sono le corse, il giro delle basi, i punti, la difesa. Il battitore.
Esatto, assolutamente, che fa tutto da solo, un po' come il tennista, si tiene la pallina in una mano, nell'altra la mazza e se posso, Maurizio, vi assicuro che anche da vedente non è facile prendere la pallina al volo con la mazza da baseball, perché io ci ho provato più di una volta, eh? E quindi insomma vi assicuro che già quello è metà della difficoltà. Assolutamente, però ci si arriva, basta volerlo. E quindi allora appunto è stato proprio riadattato completamente il vero sport del baseball, cioè si può dire che quindi questo tipo di baseball nasce in Italia, quindi questo sì, e so che anzi è stato anche un po' esportato, gli americani ci guardano insomma come molto, ci stiamo molto, lavorando, so che insomma c'è questa idea, insomma sono abbastanza sorpresi da questa cosa anche, vero? Sì, sono sorpresi, però stiamo lavorando anche per chiaramente tutta la federazione italiana, l'IBXC che ora è diventata LIB, ci sta lavorando ovviamente per cercare di portarlo anche fuori dai confini italiani. Ormai da 7-8 anni si disputa un torneo con una nazionale francese, una tedesca, tramite un giocatore della squadra di Brescia è stato portato in Pakistan, è molto presente a Cuba, il in Cuba se non sbaglio è l'unica altra nazione dove c'è un campionato vero e proprio come il nostro, e poi il nostro compagno di squadra insieme alla sua compagna sta cercando di diciamo convincere gli americani. A farsi un po' anche loro affascinare dal nostro gioco. Sarà più difficile da convincere, ovviamente. Però appunto parlavi di una lega, parlavi di un campionato, insomma quante squadre in Italia? 11. 11 squadre? Sì. Su tutto lo stivale? No, sì. Purtroppo no, ci fermiamo a Perugia, l'ultima squadra è Perugia, poi c'è Roma, Firenze, Bologna, poi c'è Cagliari a due squadre, Sasso Marconi, Brescia, Malnate e Milano due squadre, poi non so se ho dimenticato qualcos'altro, no, credo di no. E diciamo che da quest'anno siamo entrati a tutti gli effetti a far parte della FIBS, come l'IPC, però siamo entrati a far parte della Federazione Italiana Baseball e Softball. Quindi siamo diventati ancora più seri da quest'anno, ancora più ufficiali con tutto ciò che questo ingresso in federazione è stato quello che ha consentito, diciamo, abbiamo dovuto costituirci come ASD, essere realtà autonoma e indipendente. Ma torniamo un po' al gioco, no? Perché insomma da casa sicuramente si sta chiedendo, ma come fate a giocare? Io ho fatto vedere questa palla, che è diciamo metà del miracolo, no? Come avviene appunto la partita? E perché questa palla è così rumorosa? La palla è rumorosa perché ascoltando i sonagli e quindi il rumore della pallina, i giocatori che si trovano in difesa devono ascoltare la pallina che è stata battuta dal battitore, prenderla e lanciarla verso un giocatore vedente, il difensore vedente, che chiamando dicendo 2-2-2, perché è posizionato sulla seconda base, il giocatore ascoltando 2-2-2 del difensore vedente deve lanciargli la pallina per fare l'eliminazione, proprio come nel baseball normale. Okay. Il ricevitore è vedente, perché invece il battitore corre, esatto, mentre la difesa, come fa a sapere dove corre? Mentre la difesa si occupa di cercare di recuperare e lanciare la pallina, il battitore che ha battuto la pallina deve correre per conquistare la seconda base. La seconda base perché la prima base è una base sonora che va aggirata dal corridore. E poi il corridore, una volta girata la prima base, corre verso la seconda base dove c'è l'allenatore, uno degli assistenti degli allenatori, che con delle palette richiama il corridore sulla base. Quando il corridore sta per raggiungere la base, l'allenatore accelera il battito delle palette, la frequenza del battito delle palette, per segnalare che il corridore si sta avvicinando e che quindi deve rallentare la corsa. Chiaramente, se il corridore arriva prima che la pallina lanciata dalla difesa arrivi nel guanto del difensore vedente, ha conquistato la base. Ok, questo è proprio come regole del baseball. Sì, sì. Questa fase è sicuramente
la cosa molto bella è che la corsa del corridore è aiutata da degli ausili acustici, però il corridore nella corsa è libero, è solo, e questa è una cosa molto bella. Bravissimo, proprio su questo infatti devo dire, è uno dei pochi sport per non vedenti dove appunto il giocatore è libero, però nel senso non ha l'assistente proprio al suo fianco, non so, ovviamente lo sci, la corsa, il ciclismo ha sempre comunque un contatto fisico, comunque proprio sullo stesso mezzo spesso e volentieri. In questo caso invece è completamente libero, cioè credo che sia una cosa davvero formidabile per voi, no? Per noi giocatori il gioco è molto completo e molto bello, perché per essere bravi bisogna avere tante qualità, bisogna essere veloci, bisogna avere forza, bisogna avere un buon udito per ascoltare la pallina in difesa, quindi essere dei giocatori completi è anche abbastanza difficile. Però credo che per quasi tutti noi, forse per tutti, la cosa impagabile, bella di questo gioco è proprio quella di poter correre in modo indipendente, autonomo e in assoluta sicurezza, quindi veramente possiamo dare sfogo a tutta la nostra foga agonistica. E poi la difficoltà cresce perché nel correre da seconda base alla terza base c'è sempre il richiamo delle palette dell'assistente, mentre da terza base a casa base la corsa non è aiutata dalle palette, ma il corridore deve correre lungo una corsia di terra rossa e arrivare diritto in casa base per fare il punto. Se compie la corsa c'è il trucco anche qui, ovviamente ci si aiuta, perché ai lati della corsia in terra rossa c'è l'erba e quindi il corridore si accorge, si o dovrebbe accorgersi se sta correndo storto, e quindi deve correggere la traiettoria della corsa per fare punto. L'adrenalina sale ancora di più, proprio perché la rete di recensione ci si affida al tatto dei piedi, diciamo, soprattutto la dote principale che deve essere è proprio la concentrazione nelle fasi di gioco, che oltre alla velocità, alle doti che diceva Giuseppe. Ma come fate a stare concentrati con tutto il bailame, però che c'è? Beh, perché c'è allora, la prima base che suona. E basta, però smetti di suonare quando l'atleta però c'è quell'altro con le bacchette, l'altro c'è uno che urla 2-2-2-2. Esatto, bravo. E uno che corre in terza base, vero, cioè. È frenetica e sta a loro. Ma può esserci anche che uno possa correre in seconda base e nel frattempo uno che in terza, quindi c'è doppia battitura di palette. C'è la rubata della base. Cioè c'è la situazione in cui c'è un uomo in terza base, uno in seconda base e uno in battuta a casa base. Cioè, lì c'è, quindi il corridore batte, assurdo. Quindi uno che suona, l'altro che balla, l'altro che urla, e tu mi vai di concentrazione, però Maurizio, non male. E lì la cosa più bella da fare quando sei in difesa è riuscire a recuperare subito la pallina, lanciarla al difensore vedente e fare il triplo, eliminare in contemporanea tutti, il battitore, il corridore che da seconda va in terza e il corridore che da terza deve andare a casa base. Quanto sono distanti le basi? Un po' meno di quelle del baseball? No, distanza del baseball. Le stesse. 27 metri e 43 centimetri. Insomma, non è una distanza lunghissima, cioè un corridore ci mette poco a farla. No, infatti è molto adrenalinica, in difesa la situazione. Perché che siete molto veloci in difesa. Sì, l'azione dura intorno ai 10 secondi, mediamente. Cioè il tempo più mediamente che un corridore... La battuta e l'arrivo in seconda, si arriva ai 9 secondi, 10 secondi neanche. Il motivo per cui la prima base è solo di passaggio, perché il battitore nel momento in cui batte in 5 secondi arriverebbe in prima base e non ci sarebbe partita. Quasi perché generalmente perché magari la pallina ci mette anche solo 2-3 secondi per arrivare nella zona buona dove la difesa la può recuperare e quindi non ci sarebbe partita. Invece appunto facendo la prima corsa è di 54 metri e quindi perché è la doppia base per arrivare in seconda, quindi te la giochi in 10 secondi, 9-10 secondi, la difesa si recupera subito la pallina al tempo di fare gli eliminati. Poi devi considerare che uno quando è in seconda o in terza
nel momento in cui il battitore batte deve aspettare che la palla arrivi nella zona difensiva per, per poter partire. Esatto, non... l'arbitro deve dire buona, perché tra seconda, terza, seconda c'è, una, c'è un filo per terra e la palla deve almeno superare quel filo per essere valida. Okay. Allora l'arbitro al buona, possono correre da seconda a terza e da terza a terza. Mancava un altro che urlasse qualcosa durante la fase. Allora, premesso che nessuno può parlare durante il gioco, dal momento che l'arbitro dice buona, okay, nessuno assolutamente può parlare, solo i difensori tra di loro si possono al limite dire guarda, è dietro, la sente dietro, quindi la deve urlare perché la deve recuperare da quello che sta dietro la seconda linea, oppure si può dire stop se si vede che qualcuno tenta di fare, cioè si può scontrare contro, per caso lì l'unico modo che sia per bloccare il gioco e per parlare, e l'unico che parla è il vedente che sta in seconda a ricevere la palla, 2-2, gli altri tutti zitti. Beh, insomma, davvero interessante. Io continuo a dire appunto questa cosa della corsa completamente libera è davvero qualcosa di fenomenale, e diciamo che questa cosa porta anche molto ad aiutare il non vedente poi anche nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità. Sì, noi abbiamo avuto, ma non solo noi, anche in altre squadre, persone che si sono avvicinate al nostro sport che non sapevano neanche cosa fosse il baseball, sono venute, hanno visto che era praticabile con tutte le difficoltà che sono soggettive da persona a persona, e però il fatto veramente di dargli questa padronanza del proprio spazio, del proprio corpo, di poter muoversi liberamente, ti dà quell'esaltazione che ti fa scattare quella molla che in alcuni di noi ha fatto sì che si siano detti ma se io riesco a muovermi liberamente in un campo da baseball, perché non posso farlo uscendo da casa mia? Ed è stata la molla per affrontare la quotidianità e le problematiche di una persona non vedente che incontra quotidianamente nei suoi percorsi. Insomma, immagino, insomma, già Milano è una città complicata per girare per chiunque, cioè, anche ragazzi, semplicemente una mamma con un passeggino fa già difficoltà a girare. Immagino appunto. Noi di solito quando ci alleniamo ci troviamo tutti al metro di Bisceglie, ognuno viene in autonomia alla metropolitana, poi li raccogliamo, poi o prendiamo l'autobus o la macchina, per dire. Però tutti, c'è gente che arriva da Vigevano, gente che arriva da fuori Milano anche. Senza problemi, insomma. Cosa manca a Milano per essere una città veramente sicura, o meglio che si possa girare senza grossi problemi? Diciamo che Milano ha se invece non manca niente, ha un grosso vantaggio, il fatto che con i mezzi tu riesci, una persona che non vede riesce a muoversi, copre tutta la città. Io vengo da Desio in Brianza, e lì la vita di una persona non vedente è molto legata agli orari dei treni, al fatto che comunque in città, ormai tutti, anche nei paesini, si muovono tutti in macchina, tutti in motorino, cosa che a Milano tu superi tranquillamente perché prendi il tuo auto, prendi la tua metropolitana, il tuo tram e riesci a... cioè non ti senti emarginato da quel punto di vista. Io quando ero a Desio mi ricordo quando dovevo vedere i concerti dovevo scappare fuori mezz'ora prima per correre a prendere in Cairoli la metropolitana, poi prendere la 70, andare in Farini a prendere il tram che andava a Desio, l'ultimo partiva a mezzanotte meno 10. E queste sono cose che veramente a Milano ti scordi. A Milano puoi improvvisare un'uscita, senti il tuo amico, dici ah ci vediamo, sì ok, io quando ero a Desio la dovevo programmare il giorno prima perché dovevo guardare l'orario dei treni e tener conto di un sacco di cose. Cosa deve essere questa cosa di improvvisare l'uscita, una cosa scontata per chiunque di noi, nel senso, infatti, cioè, per me che prima c'è chiama, sì, quando arrivi dimmelo che riesco fuori un attimo. So, invece è una cosa davvero che fa riflettere su... beh, anche sulla fortuna che abbiamo appunto di vivere in una città comunque, certo, con dei servizi. Milano offre tanto. Con dei servizi che però sono all'altezza della situazione. Chiaro che poi ti dico la problematica, perché poi noi dove diventiamo veramente disabili, dove ci fanno sentire disabili? Un motorino in mezzo al marciapiede, una bicicletta sul marciapiede,
dei pali o degli archetti collocati in posizioni in centro al marciapiede. E lì è pieno, immagino, cioè perché e lì ti... sui passi carrai un attimo, cioè esatto. È difficile, se cosa fa sempre lo slalom. Lì ti buttano in faccia la tua disabilità, queste cose. Cosa che se invece il marciapiede di casa tua fosse libero. Io tra l'altro, una volta che tu impari la strada, i pali e le cose, se collocate nel modo giusto, ti servono come riferimenti, perché ti dicono man mano che punto sei. Infatti io vado sempre o abbastanza vicino al muro per tenere, per almeno uno so che sono dritto, e due, tac, toccando col bastone a secondo dei suoni che sento, conto, magari sento i vari pali, i vari archetti. E perché magari la gente ti vede che tu col bastone vai verso questi e ha paura che li stai andando addosso, magari invece tu proprio li cerchi perché ti dicono continuamente dove ti trovi, ti scandiscono il tuo... molto interessante il punto che più stai ora ad ascoltarti, Maurizio, perché davvero mi stai facendo capire tutto. Anche un'altra cosa, tipo, i movimenti dentro le stazioni, dentro le stazioni metropolitane ormai vengono molto facilitati dai percorsi, ad esempio. Lì... che però molti pensano siano per portare i trolley, ad esempio, no? Sì. Spieghiamolo, che quelle righe per terra non sono per facilitare a portare in giro i trolley per la città, ma dovrebbero in teoria aiutare voi. Esatto. Io non sono un amante di questi percorsi, perché sono sempre ostruiti, ecco. E quindi se tu impari solo il percorso del Loges, così si chiamano? Si chiamano? Loges. Che è il nome della ditta che produce questi pannelli. Esatto. Se tu ti affidi solo a quello, nel momento in cui ti devi spostare da lì o c'è un'interruzione, tu non sai più dove sei, finché non ti rimetti. Disorientato. Invece a me piace imparare anche tutte le possibili variabili, tutti i possibili errori che puoi fare se sbagli, sì. In modo che impari, sai sempre dove ti trovi. Cioè, e comunque la cosa brutta è che se tu, per assurdo, c'è un trolley parcheggiato sul Loges, poi c'è un gruppo di gente e tu solo spostandoti di pochi gradi rischi di perdere poi l'orientamento. Ah sì, giusto. Non è poi così semplice ritrovarlo 4 metri o 5 metri più avanti, perché dipende, tu pensi di spostarti di un grado per evitare la valigia, poi nel frattempo trovi un'altra persona, allora ti risposti ulteriormente e rischi veramente di disorientarti in questo modo. Ma torniamo sul campo da baseball invece, so che fra qualche giorno siete in campo appunto, perché il campionato va avanti. Sabato, Sasso Marconi. Allora, ecco, e poi anche a Milano, sabato prossimo siete... Allora, dateci appunto le coordinate, gli appuntamenti di delle prossime settimane. Sì, 23. Abbiamo 4 partite nelle prossime 3 settimane che decideranno un po' la nostra stagione. Come siete messi in questo momento? In questo momento siamo secondi in classifica e le prime 4 classificate accedono alle semifinali. Chi sono i primi in questo momento? E i primi sono i nostri cugini di Milano, i Thunder Five. Milano sta, quest'anno sta andando alla grande, speriamo che continui. E ricevete le prossime partite? Giochiamo sabato a Bologna contro gli Umbria Redskins, il sabato successivo il 22 in Sardegna contro i Turpos Cagliari, e poi abbiamo le ultime 2 partite in casa a Milano, nel nostro campo di casa in via Olivieri 15 nel centro sportivo Kennedy. E giocheremo domenica 23 alle ore 14 contro lo Staranzano BXC e domenica 30 giugno alle ore 10 contro il Bologna White Sox. Giocate sia il 22 che il 23, doppia partita, una qua. Esatto. Sì. Poi ci sono quelli che si lamentano se fanno la Champions League il mercoledì, non vogliono giocare la domenica, insomma. Sarà un bel doppia weekend. Partita, chiaramente, essendosi il campionato allargato ad 11 squadre, è richiesto anche alle squadre impegnate qualche sacrificio in più, un impegno maggiore, proprio perché il numero delle squadre è cresciuto. Fa aumentare gli impegni. Quanti giocatori siete in squadra? In totale? Siamo 12 giocatori e 6 allenatori assistenti. Ok. Allora, però ci sono squadre anche più corpose. Sì. E squadre anche meno di come le nostre. E come. Le squadre sono miste. Come età? Ecco appunto. Ma sì, come non c'è limite di età. Se uno volesse
giocare anche a 14-15 anni, premesso che lo possa fare. C'è qualche, non giovane, è c'è qualche giovane che gioca, ma se non con voi o comunque... Ma noi no, giovani abbiamo, sì, abbiamo avuto 18 anni comunque, Bara era... Beh, presidente giovane, dai. Noi abbiamo il presidente più giovane, esatto, di tutta la Lega, ecco, quindi questo è il nostro vanto. Però ci sono ragazzi anche di 16 anni che giocano. E poi c'è il ministro che sia maschi e femmine. Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo 4 donne in squadra. 4 donne? Sì. Le quote rosa ci sono infatti. Beh, insomma, se vi fanno stare anche al secondo posto, vuol dire che tutti, insomma, essendo vedenti e non vedenti, alcuni sono ipovedenti, okay, giocano tutti con delle mascherine apposta, ah, che sono, okay, proprio buie, che permette a chiunque di unificare, quindi chiunque, sì, comunque ha la mascherina, così qualsiasi, sì, chi sì, più sì, chi meno, non chi si può, non si può durante il gioco alzare la mascherina, anche se sei non vedente. Ovviamente devi chiedere all'arbitro, ti si sudano gli occhi, la polvere che spesso succede, si deve girare all'esterno del campo per tirare sulla mascherina e poi se la deve rimettere si rigira. Sì, questa è una cosa molto bella, un'altra cosa molto bella del nostro gioco, che è veramente integrato da questo punto di vista, perché tenendo per il giocatore, tutti. Sì, perché nel momento in cui viene detto a un giocatore di indossare una mascherina, vengono azzerate le differenze dovute ai diversi gradi di ipovisione. Quindi tutti i giocatori durante la fase di gioco sono bendati e quindi sono tutti messi allo stesso livello. Senza escludere, perché cioè, c'è anche il ricevitore vedente, quindi insomma c'è già che è un giocatore a tutti gli effetti. Cioè, in quel momento lui è un giocatore, non è un assistente. Sta fermo lì lui, no? Ma quindi potrei magari pensare di fare... Sta fermo lì se noi siamo bravi a lanciare. Esatto, non posso farlo io. Se devo star fermo posso anche pensare un giorno di venire a giocare. Se devo correre, no, però. Devi cercare una difesa molto brava, perché se noi sbagliamo il lancio... Devi andare a prendere. Devi andare tu a recuperarla, poi. Devi uscire dalla base, prendere la palla e tornare sulla base. Infatti le rubate che ogni tanto capitano, e quando un difensore che lancia la palla al vedente la lancia in maniera errata, chiaramente lui deve andarla a recuperare e allora si fa in tempo a volte a rubare la base. Ma io infatti abbiamo anche delle immagini, facciamole vedere intanto Nico, delle immagini proprio di quello, ecco qua. Che sì, qui siamo a Brescia. Ecco, raccontacelo un po', Salvatore, quello che stiamo vedendo, sì, e come funziona. Appunto. In pratica, vabbè, si inizia con il riscaldamento, quella è la base che si vede, la base sonora, è la prima base sonora dove viene interrata. Come si vede, c'è un suonaglio, c'è un campanello che l'arbitro attiva. Qui è il riscaldamento dei miei giocatori, qui c'è il nostro presidente. Ci sono le corse come riscaldamento, primo riscaldamento fisico, stretching e così, poi ci sono le corse sulle basi, le battute di prova, di allenamento, e poi ci si mette in difesa col guantone, ognuno ha il proprio guantone e si prova a difendere e allenarsi così, e poi si comincia la partita, insomma. Beh, è difficilissimo, cioè, visto, cioè, mi prendere la mano in pieno con una mazzata del genere. Difatti la difficoltà a volte per noi allenatori, chi si approccia al nostro sport, è la difficoltà a volte di lasciare la pallina prima che si prenda la mano. Questo è un ragazzo senegalese, è il nostro bomber, se si può comparare. Questa è la corsa verso la casa base. Ecco, lui ha lasciato la mazza, perché chiaramente la mazza va lasciata al momento che lui ha battuto, poi l'arbitro la recupera e poi deve correre verso la seconda, aiutato dallo spallettatore, diciamo, dall'assistente spallettatore. Ma infatti guardavo anche... questo è il campo qui, no? Sì, sì, campo, Kennedy, questo è il nostro campo. Guardavo davvero che comunque, cioè, si corre davvero, cioè, sì, di riscaldamento. Ecco, cioè... Poi tra l'altro c'è anche la possibilità di fare i fuoricampo, che succede. Vengono messi dei cinesini al limite del fuoricampo, che credo 64 metri. 67. Che non sono dei bambini cinesi, ma sono dei cinesini, sono delle ciambelle, dove vengono messe a misura. E fanno il perimetro del campo. Assolutamente sì, e c'è in battuta molti che lo fanno in fuoricampo. Cioè, il fuoricampo vuol dire che un difensore non riesce a recuperare la palla va oltre questi cinesini, e in quel caso lì, se hai le basi piene, sono 3 punti. È possibile che abbiamo visto Maurizio? Certo, Maurizio, assolutamente sembrava, sì. È stato...
Beh, insomma, davvero, davvero complimenti ai Lampi, che ricordiamo sono al Campo Kennedy domenica 23 alle ore 14, 14, giusto, sì, alle 14, esatto. E poi domenica 30, sì, alle ore 10, esatto, cioè, sempre al Kennedy. Ok, dove possiamo trovare tutte le informazioni sulla vostra squadra? Allora, c'è la nostra pagina Facebook, sì, Lampi Milano SD, e c'è il nostro sito internet www.lampimilano.it, dove potete essere aggiornati anche su risultati, calendario, classifiche e anche i nostri contatti, ovviamente. Mm. Ok. Allora, beh, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Allora, mi diciamo, tre partite mancano ormai alla fine del campionato, giusto? Quattro partite alla fine del campionato, insomma, tutto ancora si può fare. Certo. E poi sono i playoff, giusto? Sì, sì, se esatto, saremo bravi ci saranno, sì, esatto, anche le semifinali e chissà, anche la finale. Anche la finale, esatto. Ecco, che si fa sempre a Bologna la finale, perché è nato lì. Poi c'è la Coppa Italia a settembre. Ah, pure? Esatto, sì. Quindi il campionato vi tiene sempre ben impegnati. Ogni quanto vi allenate? È una volta alla settimana, quasi, qualche volta anche due se si riesce, però è difficile, però una volta alla settimana sempre. Bene. Il nostro giorno è il venerdì per l'allenamento, venerdì pomeriggio. Sempre a Campo Kennedy? Sempre a Campo Kennedy. D'inverno abbiamo la palestra della Marie Curie, dello Sfratto, come si chiama lei. Ah, beh, che ho fatto con la scuola lì. Che è alle spalle del Kennedy e abbiamo una bella struttura da quest'anno. Siamo riusciti ad avere tramite il comune, senza gratis, diciamolo. Wow. Complimenti. Allora, diciamo che siamo... volta, complimenti, perché quando le palestre è sempre un dramma per la società sportiva. Assolutamente sì. Perché siamo, non è che non ci sempre... sono, costano, il problema è quello, ce ne sono tante, ma costano. Quindi ben bene che finalmente il comune abbia sborsato un po', o comunque abbia voluto supportare i Lampi. Grazie. Il nostro appello invece riguarda gli assistenti. Noi siamo sempre alla ricerca di qualcuno che ci possa dare una mano, un altro salvatore, diciamo, che stiamo pesando veramente tanto sui nostri allenatori. Ma noi proprio abbiamo bisogno di persone che ci possano dare una mano, che sono tre ore pomeriggio del venerdì, non è un impegno gravoso, se vogliamo, però non è facile veramente, perché più assistenti ci sono in allenamento, in gara bene o male sono quelli che devono servire, però in allenamento ti permetterebbe di fare molto di più, cioè dedicarti magari più a una persona per fargli fare una cosa più specifica, perché poi c'ho tutte le varie fasi. Gli assistenti devono saperne qualcosa di baseball. Guarda, io il baseball non sapevo neanche cosa fosse, okay, nel senso che l'ho conosciuto grazie a un ragazzo dell'altra squadra un po' di anni fa e mi sono avvicinato loro, poi in combinazione serviva un assistente nei Lampi Milano, mi sono aggregato loro. L'allenatore della squadra campione d'Italia qualche anno fa non sapeva nulla del baseball, quindi questo fa capire tutto. L'invito è aperto veramente a chiunque abbia solo buona volontà, anche solo la curiosità di venirci, esatto, a conoscere. Quindi allora, infatti, ma noi cogliamolo, gli allenamenti li fate il venerdì alle 15, dalle 15 alle 17:30 a Campo Kennedy, andate a conoscerli, fate due chiacchiere, che ecco, anche durante la partita è gratis, non si paga, okay, niente. Ci sono degli spalti, ci sono, diciamo che ci sono, quindi riempirli non sarebbe male, diciamo. Esatto. Va bene, ragazzi, grazie davvero tanto per essere grazie con noi. A voi. Il tempo grazie a voi. È finito, ma ci rivedremo sicuramente allora il 23 e il 30 di giugno al Campo Kennedy per appunto le vostre ultime partite di campionato. Grazie mille, fateci sapere poi come va. Certo. Vogliamo i playoff adesso. Tutti gli scongiuri tirati sulle mani. Non va bene. Grazie a voi. Mille a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani alle 12:30, sempre qui su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.